E allora eccoci di nuovo in diretta per l'approfondimento di questa mattina per Advisory Update. Parliamo di, lo vedete anche dal titolo, intelligenza artificiale e mercati finanziari, un connubio insomma sicuramente attuale. Sempre più attuale anche per quella che di fatto è una volatilità sempre più forte che stiamo osservando, complici i tempi che stiamo vivendo, ma insomma in generale una serie di fattori stanno generando forte volatilità su più asset, su più sottostanti, non più solamente criptovalute, ma insomma anche materie prime. Lo stiamo osservando, ne abbiamo parlato insomma nel blocco precedente e non soltanto. E in questi casi occorrono sempre più strumenti per provare in qualche modo a non rimanere spiazzati da questa volatilità. E in questo senso, probabilmente l'intelligenza artificiale può fornirci un valido supporto. Noi ne parliamo con Francesca Campanelli, che è in collegamento con noi, Chief Commercial Officer di Axion AI. Buongiorno Francesca Buongiorno, e grazie per buongiorno. essere qui con noi. Grazie a voi. Allora, fotografiamo il settore, partiamo da qui, intelligenza artificiale e finanza, a che punto siamo? Mi verrebbe da chiederti, Francesca, anche in virtù del fatto che navigando si parla spesso anche di rivoluzione, per quanto riguarda l'applicazione dell'intelligenza artificiale, anche per i motivi che ho elencato in apertura, proprio sui mercati finanziari. Francesca, a te la parola. Sì, giustamente parlavi di connubio. In effetti, tra la finanza e l'intelligenza artificiale si tratta veramente di un connubio, perché in finanza, insomma, nella gestione dei mercati finanziari, per chiunque è un operatore sui mercati finanziari, una delle cose fondamentali è la gestione dei dati, è capire che cosa vogliono dire i dati. E in questo l'intelligenza artificiale dà veramente un grandissimo contributo, perché rende gli algoritmi intelligenti, capaci di capire effettivamente che cosa c'è scritto nei dati. È come avere una grande lente di ingrandimento, o meglio, avere addirittura un binocolo per guardare molto meglio le cose che sono lontane, che è molto difficile capire immediatamente. Quindi l'intelligenza artificiale in questo senso è uno strumento, direi a questo punto, fondamentale e indispensabile per poter capire i mercati finanziari, poter capire i dati. Inoltre, gli algoritmi dell'intelligenza artificiale non solo sono appunto intelligenti, ma sono anche predittivi, e questo è un altro elemento estremamente importante. Quindi l'intelligenza artificiale dà un supporto non soltanto nella comprensione dei dati, nel capire, e oggi ci troviamo di fronte a un mondo che genera continuamente dati, noi Chiamiamolo stessi attraverso i nostri dispositivi elettronici. Sua maestà il dato, Francesca, per fare una. Esattamente, e abbiamo veramente una produzione di dati che è incommensurabile, quindi abbiamo bisogno di supporti, abbiamo bisogno di una tecnologia che sia potente. L'intelligenza artificiale in questo senso è una tecnologia estremamente potente. 20 anni fa non si poteva immaginare di avere a disposizione una tecnologia così potente. Nei mercati finanziari siamo partiti dall'utilizzare la carta, quindi venivano utilizzati, si leggevano i bilanci a mano, si leggevano, ecco, anche voi state sperimentando la stessa cosa, si leggevano i giornali. Oggi è una cosa sempre meno utilizzata. Quindi abbiamo a disposizione veramente tantissimi, tantissimi dati. Siamo passati prima a utilizzare i vari terminali Bloomberg, Reuters, che ci sono sembrati appunto una rivoluzione. Ma la prossima rivoluzione sarà l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in modo massivo. Oggi è ancora, direi, sporadica. Ci sono delle realtà che usano l'intelligenza artificiale in modo strutturale e direi come principale tecnologia all'interno dell'azienda. Sto parlando sempre del settore insomma, della finanza, e invece ci sono ancora delle società che hanno iniziato prima di tutto a capire che cosa effettivamente possono fare. Quindi ci sarà poi un'adozione che noi prevediamo che sarà sempre più accelerata.
Mi incuriosisce, c'è più diffidenza adesso, complice insomma i dati, scusate, i tempi che stiamo vivendo, c'è ancora una certa forma di diffidenza verso l'intelligenza artificiale o c'è, diciamo, quella diffidenza sta cominciando a lasciare il passo a curiosità mescolata forse anche a, diciamo, esigenza concreta, insomma, di ricorrere all'intelligenza artificiale. Mettiamo anche le basi per quello che poi è la prossima domanda e che riguarda proprio alcuni movimenti e alcune novità, insomma, che riguardano anche Axiom. Però mi incuriosisce diffidenza, esigenza e curiosità nei confronti dell'intelligenza artificiale, scusate. Per fortuna gli operatori finanziari sono caratterizzati proprio da un'estrema curiosità, quindi direi che non si tratta mai di una vera e propria diffidenza. È chiaro, qualunque tecnologia per essere introdotta va conosciuta, va capita, e in qualche modo bisogna un po' toccarla con mano, provare magari attraverso dei piccoli esperimenti per cercare di capire quali possono essere gli effetti. Si tratta semplicemente di un processo naturale che è quello dell'adozione delle tecnologie, che in genere appunto ha quasi sempre la stessa evoluzione. All'inizio è un po' più complicato adottarla, poi una volta che diventa mainstream diventa assolutamente una cosa utilizzata da tutti, e anzi ci sarà una corsa a chi utilizzerà la migliore intelligenza artificiale, perché anche qui non tutti i modelli di intelligenza artificiale sono uguali, non tutti gli algoritmi sono uguali, non tutti sono in grado di offrire una tecnologia robusta che effettivamente può essere utilizzata in un settore dove chiaramente le esigenze sono molto, molto complicate. E Quindi allora, non si tratta di fare piccoli aggiustamenti, ma sono cose abbastanza impattanti, sì. chiaro, Francesca, stiamo parlando con Francesca Campanelli, Chief Commercial Officer di Axion AI, per parlare di intelligenza artificiale applicata ai mercati finanziari. Prendendo spunto proprio dall'attualità, abbiamo visto come il Bitcoin, insomma, nello scorso fine settimana abbia avuto un calo forte fino ai 40.000 dollari per poi risalire, adesso si trova al di sotto dei 50.000, ma anche le materie prime, insomma, il natural gas è quasi diventato una crypto commodity per la volatilità che sta, diciamo, caratterizzando questa particolare materia prima, ma anche il petrolio ultimamente è piuttosto, sta correndo un po' sul lotto volante. Pesanti oscillazioni che mettono effettivamente in primo piano sempre di più l'esigenza di anticipare i mercati, anche se, e questo ce lo ripetono anche spesso i nostri analisti, diciamo che sui manuali, insomma, della finanza spesso viene ripetuto un concetto, e cioè che il mercato non debba essere anticipato, ma assecondato e magari seguito. Certo è che una volta quella volatilità a cui stiamo assistendo oggi non c'era, mi permetto di dire, quindi insomma un tentativo quantomeno di anticipare il mercato, specie quando c'è una forte volatilità, effettivamente, e qui andiamo più nello specifico, possiamo spiegare insomma come l'intelligenza artificiale può aiutare. In questo senso ci sono delle novità, insomma, che riguarda proprio Axion, per alcuni accordi chiusi con un paio di compagnie sicuramente importanti. Francesca. Sì, allora, innanzitutto la volatilità chiaramente è un ingrediente essenziale dei mercati finanziari. Quello che noi stiamo facendo, e l'abbiamo sviluppato attraverso due importanti partnership con due nostri partner che sono definiti DMA Link, quello che noi stiamo facendo è utilizzare l'intelligenza artificiale per andare a scovare le cosiddette anomalie di mercato. Ora, il concetto di anomalia di mercato è un concetto abbastanza antico, nel senso che appunto ci sono dei momenti in cui il mercato, tra virgolette, impazzisce, o comunque ci sono dei fenomeni che non sono stati mai visti, cioè c'è qualcosa di nuovo sui mercati, ed è quello che spiazza il più delle volte gli operatori finanziari. Ecco, attraverso l'intelligenza artificiale, e in particolare utilizzando una tecnologia molto sofisticata dell'intelligenza artificiale, cosiddetto l'unsupervised learning, che Sì. vuol dire? Vuol dire andare a scovare qualcosa che non è stato mai visto, perché non è stato possibile nel passato poterlo etichettare.
E questi episodi di anomalia dei mercati che vengono scovati attraverso proprio all'interno dei dati e soprattutto quello che fanno è scovare la relazione anomala tra i dati. Vi faccio un esempio abbastanza conosciuto che è quello di un database che contiene dati di statura, peso e magari il sesso. Ora, chiaramente noi è Sì. molto semplice capire se abbiamo un dato di peso o un dato di altezza o che è assolutamente anomalo, no? Perché magari troviamo, non so, 3 metri di altezza o un peso di 15 kg o di 350 kg. Quindi quello noi non facciamo molta fatica a capire che è un'anomalia. Quello che noi invece non riusciamo a vedere così facilmente, ora immaginate tantissimi dati, quindi non soltanto tre dati, è trovare magari l'anomalia di un peso di 45 kg, un'altezza di 2 metri e come genere femminile. Non esiste una donna che è alta 2 metri e che pesa 45 kg. Nonostante questo, né 45 kg né 2 metri sono dei dati anomali. Quello che Certo. fa l'intelligenza artificiale è scovare proprio queste relazioni anomale. E questo nei mercati finanziari è estremamente importante perché molto spesso queste anomalie che noi riusciamo a scovare attraverso l'intelligenza artificiale sono in qualche modo anticipatrici di eventi di volatilità. E abbiamo appunto lavorato moltissimo su questo aspetto, cioè su quanto queste anomalie all'interno dei dati possono essere. È un concetto molto molto interessante. Come appunto questi episodi, queste anomalie possono essere invece predittori di futuri episodi di volatilità. E questo soprattutto in mercati come le cryptocurrency è estremamente importante perché sono degli asset che molto nuovi, molto giovani e quindi non abbiamo una storia molto lunga alle spalle, ma soprattutto ancora devono essere inseriti in modo più organico all'interno dei mercati finanziari. Quindi sono ancora, se vogliamo, un po' degli asset che rimangono un po' in un loro mercato. Piano piano, come stiamo vedendo, vengono sempre più utilizzati anche in portafogli istituzionali e quindi saranno sempre più integrati all'interno dei mercati finanziari. E questo sarà per questo sarà estremamente importante capirne la loro natura e poter anticipare dei movimenti futuri. Insomma, abbiamo fatto un paio di esempi che ci hanno fatto capire al meglio, insomma, come ci si può muovere con anche l'applicazione, insomma, per quanto riguarda le criptovalute, anche se, correggimi se sbaglio, Francesca, un altro degli accordi che avete chiuso, insomma, in questi giorni con un altro soggetto, insomma, si applica all'intelligenza artificiale, può anche essere più che mai utile per quanto riguarda un ambito, diciamo, sicuramente meno volatile, ma che sta acquisendo sempre più, diciamo, importanza tra gli operatori e che riguarda appunto il mercato delle valute, non cripto, delle valute del Forex. Certo. In questo senso, insomma, dici qualche cosa di più. Sì, quello a cui stiamo assistendo sono enormi cambiamenti all'interno della struttura dei mercati finanziari e quindi anche nel mercato delle valute si stanno sempre di più affacciando nuovi soggetti. Che quindi hanno proprio un funzionamento, un'infrastruttura di mercato assolutamente nuova che si basa sulla digitalizzazione. In questo ambito l'intelligenza artificiale può fare moltissimo in tutto quello che è proprio la microinfrastruttura del mercato, quindi mi riferisco a tutto quello che ha a che fare con l'order routing. Tutto quello che ha a che fare con il market making, cioè tutto quello che ha a che fare appunto con l'infrastruttura stessa di mercato. Una volta le valute venivano scambiate soltanto in alcuni ambiti, soltanto in alcuni mercati, oggi non è più così. Certo. E infatti noi abbiamo siglato una partnership con DMLink, che è appunto un ECN per le valute.
e aiutiamo loro proprio nell'introdurre l'intelligenza artificiale in tutto quello che è la loro micro infrastruttura di mercato. Ed è estremamente, estremamente efficace l'introduzione di questa tecnologia, perché anche qui abbiamo a che fare sempre, sempre con dati, e il poter predire flussi di liquidità, poter predire tutta una serie di caratteristiche che hanno a che fare con l'infrastruttura stessa del mercato è estremamente interessante e anche efficace. Abbiamo ancora qualche minuto, Francesca. A questo punto ne approfitto per chiederti anche due parole sulla storia, insomma, di Axion, un nome, diciamo, internazionale per, anche qui correggimi se sbaglio, una compagnia italiana? Sì, noi siamo una startup italianissima con chiaramente l'ambizione di offrire un servizio, una tecnologia a livello internazionale. Chiaramente non ci fermiamo soltanto all'Italia. Per fortuna ci rivolgiamo ad un settore che è molto globalizzato, quindi quello che si fa in Italia si fa in modo molto, molto simile in altri paesi. E abbiamo proprio un po' l'ambizione di rivoluzionare il settore sia dell'asset management, del trading in generale, soprattutto nell'andare un po' a sostituire quelle che sono le tecniche quantitative tradizionali che hanno sperimentato appunto dei limiti, soprattutto dovuto a questa abbondanza di dati. E soprattutto, quindi non soltanto nei limiti nella lettura dei dati, ma anche un po' nell'essere capaci di fare predizioni, dove invece l'intelligenza artificiale è veramente una tecnologia assolutamente superiore. E crediamo ovviamente che questa adozione dell'intelligenza artificiale da parte del settore dell'asset management, della finanza in generale, è molto vicino a una piena adozione. Ci vorranno alcuni anni ancora, però ecco, in questo momento vediamo veramente tantissimo interesse e quindi siamo estremamente, estremamente fiduciosi. Noi siamo una startup, quindi per definizione siamo una piccola realtà, ma che comunque ha dei progetti molto ambiziosi e anche molto, molto grandi. E noi stiamo puntando moltissimo sulla qualità di quello che facciamo, sulla precisione di quello che facciamo e anche sulla trasparenza. E questo perché ci confrontiamo con i nostri interlocutori, quindi ci confrontiamo con un mondo che è molto esigente, che è quello appunto dell'asset management e della finanza in particolare, ed è un mondo che ha un fortissimo know-how importante, e che però può essere assolutamente potenziato attraverso una collaborazione con soggetti come noi che invece offrono esclusivamente la tecnologia. Mi incuriosisce sempre un po' come nasce il nome di una compagnia. In questo caso su Axion, insomma, c'è una qualche storia dietro oppure no? No, è un nome abbastanza, se vogliamo, riguarda soprattutto, diciamo che appunto noi abbiamo inserito l'intelligenza artificiale all'interno del nome, quindi ci chiamiamo Action AI, Axion certo. AI, e poi abbiamo riferimento agli assi cartesiani che sono appunto la X e la Y, e poi c'è una parola magica che è ON, che è una parola molto utilizzata nel linguaggio anglosassone e che è un po' una parola magica perché guarda il futuro, guarda il movimento, guarda l'azione, e quindi ci piaceva utilizzare questi due concetti più che utilizzare un vero e proprio nome. Chiarissimo, chiarissimo anche insomma l'origine, la genesi del nome Axion AI. Io ringrazio Francesca Campanelli, Chief Commercial Officer di Grazie a Axion voi. AI, per essere stata qui con noi. Buon lavoro ovviamente e alla prossima. Grazie, a presto.